Si chiude, nel segno dell'Italia, la terza e ultima tappa della Ville de Saguenay, prova di Coppa delle Nazioni Under 23. Grande vittoria del veneto Federico Zurlo, che ha battuto il norvegese Sondre Hostenger, e terzo l'altro azzurro Alberto Bettiol, con Nicolò Bonifazio ottavo. Un trionfo che si somma alla già bella vittoria del giorno precedente, ottenuta da Bonifazio. Due tappe vinte su tre, un bottino davvero niente male. L'ultima giornata di gara vede il gruppo impegnato sul circuito di Chicoutimi per un totale di 128 km e 400 metri. Altra giornata è data ai passisti veloci, ma c'è il pericolo di imboscate per assaltare il primato del francese Gaujard. In primis la Norvegia, con il suo atleta di punta Enger, già secondo il giorno precedente. Ritmo subito molto sostenuto con alcuni tentativi di attacco, ma il gruppo è attento. L'azione più interessante nasce al giro numero 7, quando se ne vanno 7 corridori. Tra i più attivi c'è anche l'azzurro Andrea Zordan, con il francese Laporte, i kazaki Kulimbetov e Bizicitov, ed il belga Vallée, tutti a caccia degli sprint intermedi. Ma poi il gruppo li va a riprendere, nei chilometri finali si lavora per gli sprinter. Ancora formidabile la nazionale italiana del CT Marino Amadori, con uno strabiliante Federico Zurlo che fa emergere tutta la sua esplosività e vince a braccia alzate questa frazione davanti al norvegese Enger e terzo, a completare la splendida giornata degli azzurri, Alberto Bettiol. Grazie agli abbuoni, il norvegese Enger si è aggiudicato la classifica finale della corsa a tappe canadese, superando per soli 4 secondi il francese Alexis Goujard, che aveva indossato la maglia gialla sin dal primo giorno. Per lo scandinavo anche la maglia verde della classifica a punti, maglia pua degli scalatori per il colombiano Rivera Guerrero e maglia bianca per un raggiante Federico Zurlo, che con il successo di tappa ha ribadito la sua leadership nella classifica dei giovani. Insieme ad Enger e Goujard completa il podio finale, terzo, il colombiano Ochoa Carmago. Queste le dichiarazioni dei primi due della classifica. The team was very good. Without them I couldn't take this. So they do a really really good job for me. So this yellow jersey is whole team. Bah oui, c'est exactement l'équipe a fait le boulot parfaitement, mais j'ai pas réussi à frotter pour les sprinter, je sais pas trop ma tasse de thé. Dans un groupe de 15, je sais faire ça, mais là, c'est pas du tout mon truc. Donc je suis vraiment déçu parce que l'équipe a fait vraiment un gros boulot et moi, je me suis déçu tout seul.